Che bello! Solo Granata numero 3, ci ritroviamo insieme, ve lo dico subito, in compagnia di Stefano Bossi. Ciao a Stefano. Tutti, buonasera a tutti. Benvenuto. Quando si tratta di parlare con te ci danno sempre da mangiare. È successo 4 anni fa e succede di nuovo adesso. Quindi assist per me, tu che sei un playmaker, mi hai passato la palla perfetta perché insomma sei tornato a casa, Stefano. Dove siamo? Prima di questa cosa, siamo da Gelatissimo, Corso Vittorio Emanuele a Trapani numero 37, sì, però voi dite ma io ne conosco un altro di Gelatissimo, sì, è il fratello, anzi il papà, perché quello nasce 10 anni fa in via Conte Agostino Pepoli e qui invece l'anno scorso è nato il figliolo, quest'altro punto vendita, e quindi in centro, bellissimo, una passeggiata con un gelato non può mai mancare, e quindi noi siamo venuti a prenderci un gelato in queste giornate calde. Assolutamente, visto che siamo a metà ottobre, ci sono ancora 27 gradi e la gente va ancora al mare, quindi il gelato è la cosa ideale in questo momento. Il vento spirava a Trieste? C'era tutt'altra temperatura in questo periodo. La bora. C'era la bora, qui c'è un altro vento, però comunque fa molto caldo, quindi diciamo che sono abituato alle città ventose. Oh, Stefano è tornato, e questa è la notizia, ma già è una notizia vecchia, anacronistica, perché ormai il campionato è iniziato, siamo alla terza giornata e Trapani domenica ha fatto una partita bellissima, peggio per voi se domenica non eravate al palazzetto, perché i Granata hanno messo in campo una prestazione eccellente, sconfiggendo Siena, una delle squadre assolutamente costruite per fare assolutamente bene in questo campionato, quindi una bella vittoria contro Siena, addirittura un vantaggio portato avanti per tutta la partita, più di 20 punti, poi alla fine solo 10. Che partita è stata, Stefano, me la racconti tu? È stata una partita che abbiamo preparato benissimo, sapevamo che tipo di squadra ci veniva incontro, è una squadra che durante l'estate è stata costruita per fare il salto di categoria, appunto, con due americani di un calibro veramente elevato. Abbiamo subito aggredito la partita dall'inizio, dal primo quarto. Siamo andati addirittura sul 10-0 prima che chiamasse time out Griccioli. E poi siamo stati bravi a gestire il vantaggio fino alla fine. Poi nel garbage time hanno ricucito un po' di distanze. Comunque la vittoria è stata netta da parte nostra, quindi è stata una bella partita in casa. E quel territorio di casa che ci dà spinta sempre di più. E dobbiamo far tornare il fortino che era qualche anno fa. Eh sì, perché a proposito si rigioca in casa domenica contro la Virtus Roma, ma ne riparliamo dopo. Intanto torniamo davvero alla bella sfida di domenica contro Siena, in cui insomma si è trovato un grandissimo Brandon Jefferson. Sì, appunto si sono viste le qualità di Brandon nel realizzare, questo era il motivo per cui è stato preso, un po' per rimpiazzare anche quello che era stato Mays negli ultimi due anni. E si è visto appunto la prestazione di domenica, in cui ha fatto veramente canestro da ogni parte, e quando per me da playmaker, quando hai in squadra un giocatore che è caldo così in queste situazioni qui, la cosa è dargli la palla, metterlo in una situazione migliore, aspettare che faccia alzare tutti in piedi. E poi posso dire una cosa, tutti fanno ovviamente riferimento alle triple perché sono state bellissime al canestro, ma io ho visto degli assist spettacolari suoi? Sì. Sì, anche la prima partita aveva dimostrato appunto di passare molto bene la palla, è comunque un giocatore piccolo, rapido, quindi crea molti vantaggi per gli altri ed è bravo a passare la palla. E tuoi? E miei anche, i miei sono spesso indirizzati a Renzone e a Jesse addirittura la maggior parte delle volte, quindi mi ringraziano e io ringrazio loro. Che poi Andrea Renzi insomma non aveva vita facile domenica in questa partita, perché insomma Ibanks è veramente eccezionale, anche se la squadra non ha giocato bene, lui comunque ha cercato di raccattare più punti possibili, infatti anche lui è finito con 28 punti. Sì, assolutamente, Ibanks 3 anni in NBA, li ha giocati, quindi si sono visti questi, si è vista questa caratura da parte sua. Andrea chiaramente durante tutto il corso del campionato avrà difficoltà, perché dopo gli scorsi campionati in cui ha dominato, onestamente le difese saranno sempre pronte su lui, ma è stato bravo nella prima partita in casa e anche nell'ultima partita a coinvolgere e coinvolgere se stesso. Sì, però una cosa è vera, sarebbe disonesto non nominare tutti, perché veramente è stata una prova eccellente di tutta la squadra, si è giocato di squadra, non si è mai mollato almeno di testa, e poi c'è stato anche l'esordio in A2 di Davide Fontana, accolto da una standing ovation del pubblico, del suo pubblico di Trapani, e questo è stato anche bello. Sì, mi immagino la felicità di Jimmy, Davide, aver esordito davanti al proprio pubblico, alla propria città. Per me so cosa vuol dire, perché ho giocato gli ultimi 2 anni a casa mia,
e avere in curva il palazzetto tutti amici è qualcosa di impressionante, specie per il post partita, perché poi non ti rendi neanche conto di quello che stai vivendo, quindi spero che Davide si goda questo momento più lungo possibile. Ti va di rivedere le azioni più belle della partita? Andiamo. Vediamole insieme, gli highlights. Voglia di una coppetta al limone, clamorosamente al limone. Io metto insieme anche nocciola e fragola. Quali sono i tuoi gusti preferiti? Pistacchio, specie qui in Sicilia il pistacchio lo prendo sempre perché purtroppo non riesco a resistere. Ma con panna o senza panna? Senza panna. Brioche o cono? Cono. Ah, ok, va bene, allora sei un classico playmaker. Lineare. Torniamo a parlare di questa stagione, insomma, qualcosa è cambiato, tu sei tornato dopo tanti anni, tanti forse per te che sei cresciuto in questo frattempo, per noi in realtà non tantissimi. Cosa hai trovato di diverso? Allora, per quanto riguarda lo staff e i compagni di squadra, praticamente tutto diverso, tutto nuovo. L'unico appunto giocatore che è rimasto era Andrea. E chiaramente come dirigenza c'era Nicola, Fabrizio Giacolone, Francesco Cavarretta, crediti. Però a livello di struttura è cambiato un bel po', secondo me durante gli anni si è evoluta sempre di più e adesso sta avendo sempre una forma più solida. Adesso sta a noi anche ai giocatori cercare di dare una forma ancora più prosperosa a questa società. Sai, quando la società ha dichiarato insomma che avrebbe voluto che tu giocassi nuovamente a Trapani, il presidente ha utilizzato un termine che mi è rimasto impresso: abbiamo riportato a casa Stefano Bossi. Sì, diciamo che è stata un'annata dura per me l'anno scorso, perché comunque io ero sotto contratto con Trieste, con Trapani, ma stavo giocando a Trieste, la squadra della mia città. Stavamo giocandoci qualcosa di importantissimo e il desiderio di Trieste era quello di tenermi lì. Alla fine il desiderio di Pietro mi ha convinto più di quello della mia città, perché comunque stavano cambiando tante cose anche a Trieste. E la loro volontà era veramente forte, anche quella di Ugo. E quindi alla fine la cosa migliore per me era tornare qui e, come ha detto Pietro, abbiamo riportato a casa Stefano e quindi secondo me è come una seconda casa, e dirlo dopo che sono stato 2 anni a casa è qualcosa di forte per me.
Vabbè, mi stai facendo emozionare, mi hai fatto venire anche la pelle d'oca, mannaggia a me che sono femmina. Detto questo, fino a questo momento la scelta giusta? Ti sei pentito per un attimo mai? No, diciamo che comunque il mio ruolo è cambiato rispetto agli ultimi 2 anni, perché siamo partiti, quando sono andato via da qui facevo il cambio dell'americano e sono andato a Trieste a fare per me che titolare, quindi avevo molte responsabilità, eravamo una squadra giovane. Il primo anno abbiamo fatto molto bene nonostante il budget fosse ridotto. Il secondo anno abbiamo alzato un po' l'asticella, è andata comunque molto molto bene perché abbiamo raggiunto veramente dei risultati, buoni risultati. E l'obiettivo chiaramente mio era quello di continuare un discorso del genere, ma si è presentata un'opportunità come quella di tornare a Trapani, in cui anche partendo dalla panchina e giocando comunque tanti minuti da playmaker vicino a Brandon, che comunque è più una scoring guard, certo, o comunque con Kenneth, in una società che ha ambizioni anch'essa come Trieste, e mi ha convinto, quindi per adesso mi sto ambientando con il nuovo ruolo, perché era una cosa che non ero più abituato a fare da 2 anni, però comunque sono molto contento, perché se i risultati arrivano tutta la squadra è contenta, io sono contenta, quindi anche noi siamo contenti, per dire la verità. E sai di chi sono contenta? Che mi piace moltissimo? Jesse Perry che è, insomma, nella top 10. Te la ricordi l'azione? Passaggio di Andrea, schiacciata una mano di Jesse. Oh, la vediamo insieme, guardiamoci la top 10 di questa giornata di campionato. Poi scarica fuori per Pollone, rimane a terra Tommasini, non si rialza Tommasini e allora Tessitori la va a schiacciare. Sorocas. C'è la trippa e inchioda. Causa Monferrina, vuole tagliare dentro, è ottimo la chiusura di Sanders, l'aveva capita l'altro ieri, poi va in schiacciata in chiama e la pubblico della Pala Ferrari. Jefferson va da Renzi che gioca palla a canestro contro Udax, ottimo l'assist per Perry. Scarico per Raiglioli, ancora la palla per Mosley che realizza. Veloce, passa prima, bello. Bello. 44 secondi per chiudere questo terzo quarto. Sherrod, ancora un'inchiodata dal lato debole. Hassan in entrata, trova un varco, bravissimo, poi c'è la schiacciata, spettacolare! La penetrazione di Rullo, la palla per Bucarelli, tira da 2 Bucarelli, sbaglia, vediamo Stevens, realizza Stevens, 87-85! Maresca, trova! Che vola letteralmente sul tetto del palazzetto. Eccoci ancora qui, un momento di relax da gelatissimo in corso Vittorio Emanuele a Trapani per chiacchierare con Stefano e, insomma, noi ci proiettiamo già subito al prossimo impegno. Testa bassa e pedalare questa settimana, perché domenica arriva la Virtus Roma. Ci sembrava difficile la partita con Siena, in realtà questa non è molto più facile, perché arrivano da 3 sconfitte e sicuramente non se l'aspettavano, e quindi avranno sicuramente il coltello tra i denti. Sì, come hai detto tu, quando una squadra incomincia un campionato senza vittorie, ogni partita per loro è come una finale, perché devono cominciare a mettere punti sulla classifica. Loro comunque sono una squadra che ha cambiato molto rispetto all'anno scorso. L'allenatore e tanti giocatori comunque sono rimasti gli stessi. L'anno scorso hanno avuto ottimi risultati perché si sono qualificati per la Coppa Italia, i playoff. Vero. Quest'anno hanno cominciato male, si vede che comunque hanno dei problemi di assestamento, adesso hanno avuto anche qualche infortunio. Per noi, secondo me, la partita sarà più difficile rispetto a quella di Siena, perché Siena potenzialmente sapeva del loro potenziale, sapevano che potevano vincere e forse sono arrivati qua un po' soft.
Insomma, poi Stefano traballa tutto in questo momento a Roma, perché non è un mistero, stiamo registrando, quindi non sappiamo se ancora Corbani è sulla panchina o no, quindi insomma una situazione un po' particolare e quindi c'è anche questa questione. Sai cos'è che mi dispiace molto? Che probabilmente non ci sarà Massimo Chessa. Sì, in questi giorni c'è stata appunto questa notizia che dell'infortunio di Massimo, che personalmente ho conosciuto qui a Trapani, non per averci giocato, ma perché sono venuto in vacanza un'estate e c'era pure lui. E mi dispiace, perché comunque un infortunio è sempre una... Alla mano, una brutta, di un una brutta tegola per questo sport. E quindi sicuramente con questo deficit ogni componente della squadra loro darà qualcosa in più. Sì, perché si dà a fondo a tutte le risorse, soprattutto quando si è in questi momenti di difficoltà. Altra nota che voglio evidenziare, il pubblico di domenica. Io ho sentito ovviamente una differenza rispetto alla partita contro Treviglio, è stato bellissimo, vogliamo che ci sia ancora più gente al palazzetto. Sì, allora io quando ero qua i primi 2 anni mi ricordo che c'era un'affluenza di pubblico altissima. Mi è dispiaciuto sapere che comunque negli ultimi 2 anni si è perso un po' questa passione nei confronti della squadra di basket. Domenica onestamente ho sentito quel brivido che si sentiva anche anni fa, e come hai detto tu, diverso da Treviglio, la prima partita che forse era un po' più soft. Sperimentazione, soft, anche la caratura dell'avversario comunque ha portato più persone probabilmente. E quindi, come hai detto tu, l'ideale sarebbe riportare tutta la gente che nel corso degli anni ha storto un po' il naso e non veniva volentieri al palazzetto. Sai però cosa penso? Che basta davvero quella vostra... perché ce l'avete, quindi secondo me la gente sta cominciando ad apprezzare questo, che il fatto di mettercela veramente tutta, andare al di là dell'ostacolo. Sai quando una palla sta per andare fuori e vede uno di voi che si butta davvero in mezzo alle sedie per recuperare palla, o vedi un fallo su Jefferson e Perry partire da metà campo e andare a difendere il compagno, sono tutte piccole cose che in realtà danno quello che la gente vuole vedere voi che lottate in campo. Sì, esatto, come hai detto tu, queste sono più un tuffo piuttosto che un canestro da due, bello, esatto. Devo dire la verità, più quello, l'attaccamento, che anche giocatori americani che potenzialmente non hanno niente a che fare con la realtà come Trapani, in realtà Cerini, si appassionano alla maglia della città e quindi riescono a dare qualcosa in più per arrivare al risultato finale. Quindi questo porta gente al palazzetto e speriamo appunto di continuare in questa maniera qui e di riuscire a riempire il palazzetto, casomai penso al derby con Agrigento o comunque qualche partita di cartello. No, intanto c'è l'appuntamento domenica alle 18 contro la Virtus Roma, nessuno deve mancare, ormai ottobre sta finendo, le belle giornate anche, per cui appuntamento al palazzetto, al Palaconad per questa altra battaglia insieme a voi e insieme a Stefano Bossi. Io ti ringrazio Stefano, abbiamo finito. Grazie a voi, grazie per avermi invitato, adesso ci mangiamo un gelatino. Esatto, da Gelatissimo, Corso Vittorio Emanuele, vi aspettiamo noi qui, se volete, se passate siamo qui, oppure al palazzetto, vi raccomando, un bacio, solo Granata. Baci Granata.